Hai lasciato il mondo del calcio, quindi sei un imprenditore, ti dedichi a divertirti con il padel, ma perché hai lasciato il calcio? Ho lasciato perché non tutti gli ex calciatori possono poi continuare comunque nel mondo del calcio. Ho avuto la fortuna di trovare un'altra collocazione, sono aperto un paio di pub, quindi comunque mi tengo impegnato, Il ecco. primo ricordo che ti viene in mente ripensando al tuo periodo pescarese? Ovviamente il ricordo più bello è quando c'è stata la vittoria del campionato nel 2002-2003, quello è stato ovviamente il picco più alto della mia carriera qui a Pescara. Poi comunque qui sono diventato uomo, quindi ho ancora tanti amici, io comunque a Pescara sono stato tanti anni, quindi diciamo, nel periodo più bello di un calciatore, dai 20 ai 25-26 anni, dove comunque si conosce tanta gente, quindi ho avuto modo di vivere Pescara non solo dal punto di vista calcistico, ma anche dal punto di vista proprio sociale. Luca, il Pescara oggi è in C, l'anno prossimo sarà il quarto anno consecutivo, tu l'hai fatta la C col Pescara, ma quanto è difficile risalire da questa C? Risalire è sempre difficile, da questa, da quella del passato, perché comunque vincere campionati non è mai semplice, soprattutto in una piazza, diciamo, calda come Pescara, perché comunque è una piazza che è abituata a vedere anche campionati, diciamo, superiori, quindi non è semplice anche gestire a volte delle pressioni, però sicuramente la società farà una squadra ovviamente per provare a risalire, ecco. Quest'anno secondo te cosa non ha funzionato? Sei seguito un po' tra Zeman che c'era, poi non c'era, è Sì, andato via per ho motivi di seguito, salute? diciamo, non tantissimo perché ovviamente col fatto che sono anche un po' uscito dal mondo del calcio, diciamo, l'ho vissuto un po' Sei dal di fuori. disintossicato. Però sinceramente tante volte non si crea magari diciamo, quella sintonia tra calciatori che poi ti porta a vincere campionati, perché non sempre vince la squadra più forte, tante volte vince anche chi magari riesce a creare quel gruppo con diciamo, quella voglia di poter poi raggiungere l'obiettivo che non è mai semplice. Tu vivi ad Ascoli, l'anno prossimo potrebbe esserci Ascoli Pescara in C. Sì, diciamo che si ritorna al vecchio derby, ecco, perché è uno dei derby che però è più bello vederli magari in categoria superiore, perché sono secondo me due squadre e due tifoserie soprattutto che meritano, diciamo, un palcoscenico migliore della Serie C, perché comunque sono città che seguono tantissimo la propria squadra, anche Ascoli dove, diciamo, vivo io, l'ho dimostrato anche l'ultima partita che in casa c'erano più di 10.000 spettatori, perché comunque sono città che vivono il calcio, quindi meriterebbero di giocarla magari in un campionato superiore.